Buona domenica, bentrovati amici del Summertime. Ciao Stefano e ciao Barbara. Allora, come state? Come è andata la vostra settimana? Siamo a novembre, vero cari amici? È quel mese un po' che fa da tramite tra la magia dell'autunno e il profumo alla cannella del Natale. Quindi si sa che può essere il rischio di un mese un po' noioso, un po' pigro. Quindi vi do qualche consiglio per affrontare al meglio la settimana che verrà e uscirne indenni. Allora iniziamo subito con l'Ariete. In questa settimana dovrai essere forte per poterti scontrare con vigore con chi vuole sottomettere te stesso, soprattutto in campo lavorativo. L'amore sarà fonte di consolazione. Avrete feeling con il Toro e con lo Scorpione. Toro, una settimana che inizia con ottime prospettive. In amore avete ritrovato un equilibrio, la salute è ottima e voi splendete di una nuova luce che saprete usare al meglio al lavoro. Feeling con Capricorno e Gemelli. Passiamo ai Gemelli. Con la leggerezza che vi appartiene, saprete cogliere al volo le situazioni che di leggero non hanno nulla e risolverle nel modo migliore. L'amore è in ripresa. Feeling con Pesci e Vergine. E passiamo al Cancro, cari amici, da un transito pesante avrete voglia di sperimentare tutto, ma proprio tutto. Curate di più il vostro fisico con una dieta detox, giusto prima delle feste. Amore in fermento. Feeling con Vergine. Out invece con Toro, attenzione. Leone, la presunzione in questa settimana va tenuta un po' a bada, cari amici, perché potrebbe creare malintesi soprattutto con collaboratori nell'ambito lavorativo. Una particolare attenzione va rivolta al partner, che si sente un po' messo da parte. Feeling con Bilancia, out con Sagittario. Vergine, questa settimana si presenta a voi come una bella occasione da usare a vostro favore. Saprete essere speciali per quasi tutti, specie in campo sentimentale, dove non mancheranno le conquiste. Il denaro però richiede parsimonia, attenzione, perché tra poco ci saranno i regali di Natale da fare. Feeling con Toro, out con Ariete. E passiamo alla Bilancia, che questa settimana avrà delle situazioni che si snodano un po' e ritroverete la voglia di fare progetti. L'amore, che in questi ultimi mesi è stato un po' in altalena, riprende stabilità e comprensione. Il lavoro è in una fase di rinnovamento e richiede un po' di attenzione. Feeling con Gemelli, out con Scorpione. E passiamo proprio allo Scorpione. Tutto si muove, tutto si trasforma e voi non state a guardare, ma seguite attenti i movimenti del cambiamento. I sentimenti sono forti e corrisposti anche, e i single avranno nuove occasioni. Feeling con il Sagittario e out con l'Acquario. Cari amici del Sagittario, tocca a voi una settimana esplosiva dove tutto quello che avete seminato nasce bello e vigoroso. Molti di voi sapranno agire furbescamente in affari impossibili. La salute è buona, ma un po' di meditazione non guasta. Feeling con Pesci e out con Toro. Capricorno, un'ottima settimana si presenta a voi con una fase lunare che vi permetterà di vivere serenamente un nuovo amore, cancellando velocemente il passato. Danaro in ripresa e la salute in ottimo stato. Feeling con Acquario, out con Sagittario. Acquario, finalmente questa settimana vi porta cose interessanti. Siete stati troppo in sofferenza nei mesi scorsi per alcune situazioni familiari che non si risolvevano, vero? Ora potete respirare. Il sentimento è accanto a voi e vi donerete compassione. Vi consiglio di iniziare anche un nuovo hobby. Feeling con Cancro e out con Vergine. Ultimo segno dell'oroscopo, il Pesci. Il lavoro o studio vi turba un pochino, non siete pronti per il ritmo sostenuto dei tanti impegni che vi aspettano. In amore saprete essere più accomodanti che mai. Attenzione però alle spese pazze, perché non è il momento. Feeling con Sagittario, out con Bilancia. Bene, cari amici, l'oroscopo della settimana.
è stato detto. Spero che vi aiuti ad affrontare meglio, come vi dicevo prima, questo mese che comunque è un po' lento, no? Al passo molto lento, e vi prepari a trascorrere poi quello che sarà il futuro Natale di quest'anno. Fatemi sapere come sempre come è andata, se vi ritrovate, e se avete anche qualche consiglio da darmi è ben accetto. Io vi saluto ancora una volta, vi aspetto e vi do appuntamento sempre domenica prossima alle ore 14 sul canale 178 e saluto caramente i miei amici Stefano e Barbara. Un bacio, buona domenica!